103.1 Radio Città Fusico. Sì, all'interno del Breakfast Club arriva l'ultima puntata della stagione invernale estiva di Voltiamo Pagina. È finita, William, è finita. Sì, siamo alla quarta di copertina, ma chiudiamo col botto, si può dire. Beh sì, facciamo un bel botto. Dai. Facciamo flap, diciamo così. Facciamo flap, esatto. Perché abbiamo deciso di concludere la nostra stagione parlando di un festival che ci sarà all'inizio della nostra stagione successiva. Quindi apriamo un'altra pagina. Esatto, siamo già pronti per sfogliare le pagine anche da settembre in poi. Perfetto. Per questo motivo questa mattina abbiamo ospite ai nostri microfoni, anzi al nostro telefono, Luciano Funetta di Terra Nullius. Buongiorno Luciano. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Luciano, noi abbiamo fatto un piccolo riferimento a FLEP, ovvero il Festival delle Letterature Popolari, organizzato in collaborazione con la rivista letteraria Terra Nullius, di cui fai parte anche tu. Questo festival andrà in onda, possiamo dire così, dal 19 al 22 settembre ed è già alla sua seconda edizione. Insomma, la seconda edizione significa che la prima è andata bene. La prima è andata molto bene, addirittura oltre le aspettative, e la seconda edizione diciamo che dovrà essere quella della consacrazione, della conferma di un lavoro che stiamo portando avanti da 2 anni come Terra Nullius nel corso del periodo che va da settembre a giugno e che poi si conclude con il festival a settembre, che è la chiosa di un lavoro, del lavoro del passato e il punto di partenza per il lavoro dell'anno successivo, dell'anno che verrà. Puoi spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come mai si chiama così? Che cosa significa letterature popolari? Allora, letterature popolari è un termine che molto spesso viene frainteso. L'accezione che noi gli diamo non è quella né di letterature folcloristiche né di letterature regionalistiche, ma il termine popolare significa che tutte le storie che possono essere raccontate e tutti i modi che ci sono per raccontarle appartengono fondamentalmente a chi le ha vissute, ovvero al popolo, ovvero alle persone che le ascoltano ancor prima che alle persone che le raccontano. Gli scrittori fondamentalmente non sono altro che dei depositari di una tradizione, il loro compito è quello di portarla avanti, di riportare le storie che si sono perdute, le migliaia e migliaia di storie che ci sono nell'aria e di riallacciarle a un lunghissimo filo comune e riportarle alla gente. Quello che noi vogliamo fare con il festival è proprio questo, 4 giorni in quest'anno, 4 giorni l'anno scorso, 6 di incontri con scrittori completamente gratuiti. Questa è una caratteristica importantissima del FLEP, la gratuità degli eventi in luoghi sempre diversi di Roma. L'anno scorso il festival si è svolto a Parco Meda, che è un parco che si trova a Monti Tiburtini, un quartiere non esattamente al centro delle dinamiche culturali romane, quindi l'obiettivo era quello di portare scrittori, case editrici, rappresentanti del mondo editoriale in un quartiere e a delle persone che normalmente non fruiscono questo tipo di attività. Quest'anno invece il meccanismo è leggermente diverso ma speculare, nel senso che il festival verrà fatto all'Aranciara di San Sisto, che è un posto bellissimo che si trova al centro di quella che è l'area archeologica più famosa di Roma, quella che si trova vicino al Colosseo e ai fori imperiali, alle terme di Caracalla, un giardino splendido con una serra in stile Liberty che appartiene al comune di Roma e che normalmente per quasi tutto l'anno è chiuso, quindi non è accessibile a nessuno. Noi lo apriamo per degli eventi letterari
di altissima caratura, con degli autori meravigliosi, e lo apriamo gratuitamente. Chiunque potrà venire, ascoltare 5-6 presentazioni al giorno, assistere a delle performance, visitare la nostra galleria e visitare gli stand degli editori che stanno aderendo al nostro progetto culturale, diciamo. Il centro di Roma è un luogo che negli ultimi anni ha subito un processo un po' strano, trattandosi di una zona ad altissima affluenza turistica. Qualcuno ha tentato di impoverirlo, di allontanare i romani dalla loro città. C'è stata una specie di azione centrifuga, nel senso che ormai la popolazione che stabilmente vive a Roma si trova in periferia, in quartieri poi dove noi stessi di Terra Nullius abitiamo. L'idea di riportare un po' di persone al centro sta proprio alla base della scelta del luogo di quest'anno. Senti, prima di passare a parlare del programma del vostro festival e quindi degli autori e degli editori di cui sarà possibile fruire durante dal 19 al 22 settembre, io ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cos'è Terra Nullius. Noi l'abbiamo sfogliata all'interno della nostra rassegna letteraria delle riviste online, la sfogliamo tuttora, però se puoi spiegarci direttamente in cosa consiste questa rivista e quali sono i vostri obiettivi? Allora, dunque, Terra Nullius è una rivista online che è attiva ormai da 10 anni, infatti con il FLEP di quest'anno festeggeremo proprio il 10° compleanno di Terra Nullius, una rivista che ha visto avvicendarsi tantissimi autori sia di letteratura, quindi scrittori, illustratori, fotografi, performer, DJ. Diciamo che ogni anno c'è qualcuno che lascia Terra Nullius e qualcuno che entra a far parte di Terra Nullius, quindi questo ricambio bellissimo e naturale fa in modo che Terra Nullius ogni anno assuma delle sembianze diverse. Quello che c'è di comune nel lavoro di Terra Nullius in questi 10 anni, nonostante i cambi di formazione, ecco, è proprio la volontà di raccontare delle storie, di farlo in maniera letteraria, di farlo in maniera esteticamente molto consapevole e di raccontare quelle storie che appartengono alla nostra identità fondamentalmente. Quindi ci occupiamo nelle nostre rubriche di recensire i libri che nel corso dell'anno ci sono piaciuti, oppure di approfondire quelli che sono secondo noi i libri fondamentali della nostra biblioteca essenziale ideale. Pubblichiamo racconti, pubblichiamo vite, quindi piccole biografie di personaggi noti o meno noti, che però comunque hanno qualcosa di significativo, di emblematico nelle loro esistenze. Fondamentalmente si tratta di una rivista che racchiude un processo di crescita sempre in evoluzione, sempre diverso, ma che con gli anni sta assumendo una bellissima forma unitaria, cioè una grande comunione di intenti all'interno del gruppo di autori, che in questo momento è composto da 9 elementi. Oltre al lavoro sul sito, ci occupiamo di organizzare presentazioni, eventi, mostre durante l'anno anche in zone di Roma periferiche, principalmente
lavoriamo molto su Roma Est. Quest'anno abbiamo fatto un reading del nostro racconto collettivo Gran Teatro Italia a fronte del porto, uno stabile occupato che si trova vicino a Piramide, su via Ostiense. È un'attività che unisce la rivista, sì, è un luogo in cui il lavoro letterario tradizionalmente concepito come solitario e comunque individuale viene poi aperto senza risparmiarsi al pubblico, agli ascoltatori, ai lettori e a tutti coloro che a cui le storie devono ritornare. C'è una frase di Borges a cui noi teniamo moltissimo, in cui lui dice che il lettore è una figura molto più politica e più civile e più impegnata di quanto lo sia quella dello scrittore, per esempio. E noi pensiamo che sia assolutamente vero, perché l'atto principale da cui nascono le storie è quello della lettura, quello dell'ascolto. La riproduzione delle storie è soltanto qualcosa di naturale. Le storie si raccontano da sole in un modo o nell'altro, tornano e si ripropongono per la loro natura intrinseca. Le storie non si estingueranno mai, se poi ci sarà qualcuno in grado di raccontarle in un certo modo, ovvero in una forma letteraria, oppure in una forma meno letteraria, come può essere anche quella del racconto da bar. Voglio dire, la differenza è minima. L'importante è che le storie continuino a vivere e che ci sia continui a esserci la voglia di ascoltarle. MS, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici iniziano a mandarci dei contributi e il primo ci arriva e ci sottolinea un concetto che probabilmente nella prima parte dell'intervista con Luciano Funetta di Terra Nullius, per presentare il Festival delle Letterature Popolari, il FLEP, un po' sottolinea quello che avevamo detto prima: è la storia, non colui che la racconta. Insomma, c'è un po' questa filosofia di riportare le storie a vivere anche all'interno di quelli che sono i luoghi della città. Prima abbiamo parlato un po' della filosofia di FLEP e dell'idea da cui è nato questo festival, appunto molto in linea con quella che è anche la filosofia della vostra rivista letteraria Terra Nullius. Luciano, parliamo invece un po' del programma del festival. Chi ci sarà? Chi ci sarà? Dunque, abbiamo una lista di circa 25 presentazioni, 25 autori che si avvicenderanno da giovedì 19 a domenica 22. Ti faccio qualche nome: per esempio giovedì abbiamo Rosella Postorino, Roberto Mandracchia, Renzo Paris, che ci porterà ci racconterà la sua bellissima esperienza nella Roma letteraria degli anni 60 e 70. Ci parlerà dei suoi incontri con Pasolini, con Moravia, con il grande cinema italiano di quegli anni. E la serata si concluderà con un red reading, che è uno spettacolo teatrale, che è una replica di una serie di spettacoli che si sono tenuti quest'anno a cura di Michele Baroni e Tamara Bartolini. Tra gli altri autori del programma abbiamo Davide Orecchio, Paolo Albani, Tano D'Amico, il grandissimo Tano D'Amico, che verrà a parlarci della sua esperienza di fotografo dei movimenti, la sua idea di fotografia, la sua idea di movimento. Avremo Filippo Tuena, uno scrittore che a me personalmente piace moltissimo, infatti sono tremendamente orgoglioso di averlo al FLEP. Mauro Biani, Giovanni Greco. Abbiamo anche quest'anno siamo riusciti anche a recuperare il cosiddetto centravanti straniero che manca alla squadra. Ci sarà Yakuta Likavazovic, una scrittrice francese che molto molto brava, che
in Italia a due libri tradotti e pubblicati, che sono La Bionda e il Bunker per 66 and Second e Fuga in Blu per Transeuropa. Abbiamo Davide Nia che ci parlerà del suo libro Così in Terra e ce ne reciterà una parte. Sappiamo benissimo che Davide Nia, così come Paolini e Celestini, è uno dei più acclamati in questo momento esponenti di un certo tipo di teatro in Italia. Ci sarà il vostro Vuminguno. Ci sarà il vostro Vuminguno che ci parlerà di Point Lenana, suo ultimo libro. Marco Petrella, Sandro Buonvissuto, Giorgio D'Amato, avremo Leonardo Luccone e Maurizio Ceccato di VAT, una rivista molto molto interessante che negli ultimi 3 anni ci ha presentato la sua personalissima idea di rivista, di libro e di illustrazione. Ci sarà Gianfranco Calligaric, uno scrittore che forse non tantissimi conoscono, ma che è in questo momento uno dei più bravi scrittori italiani. E il tutto ovviamente sarà totalmente gratuito. Il tutto si svolgerà in un posto meraviglioso, in un giardino bellissimo. Quindi non soltanto le presentazioni, ma gli incontri, ma anche il luogo, tutto quanto formerà, secondo me, sono convinto, un'alchimia stupenda. E c'è una caratteristica importante del festival quest'anno che mi piace sottolineare, ovvero che per i 10 anni della rivista siamo stati noi, contrariamente a quello che succede nei festival, contrariamente a quello che è consuetudine nei festival, siamo stati noi e non le case editrici a scegliere gli autori che presenteranno. Abbiamo scelto gli autori che negli ultimi 2 o 3 anni ci hanno appassionato, hanno rappresentato la nostra idea di letteratura, e saremo noi stessi, autori di Terra Nullius, a introdurli, a presentarli, a parlare con loro dei loro libri, dei loro lavori, proprio per tornare a quel concetto di cui parlavamo prima, ovvero che il lettore è figura fondamentale, anche chi scrive è innanzitutto un lettore, e alla lettura, all'atto civile della lettura, all'atto civile della comprensione bisogna tornare, innanzitutto per un atto di umiltà e poi per capire davvero che cosa significa essere persone che lavorano con le storie, che lavorano con la parola e che lavorano con la trasmissione delle esperienze. Tutto qui. Sabato c'è una cosa importantissima, ovvero per gli amanti dei festeggiamenti, sabato sera ci sarà DJ Luzzi, che è qui a Roma è una specie di istituzione, che ci ha preparato un DJ set, ci ha assicurato molto molto speciale per festeggiare i 10 anni di Terra Nullius tutti quanti insieme. E ci piace il fatto che potrà essere un bel coronamento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Siamo molto contenti degli autori che siamo riusciti a portare, anche perché in concomitanza con il FLEP proprio in quei giorni c'è a Pordenone Legge, quindi è stato molto molto divertente convincere gli autori a venire da noi piuttosto che andare a Pordenone. Ci siamo riusciti a portare esattamente gli autori che volevamo e siamo molto molto contenti di questo. Tra parentesi, per qualsiasi informazione sul programma dettagliato, ovviamente c'è un sito internet che è www.flep.tk, dove potrete trovare tutte le informazioni sul programma, sul luogo, su che cos'è il FLEP, su perché
facciamo il flap e perché lo facciamo in un certo modo. E vi invito a visitarlo perché davvero è una si tratta di un festival che non ha molto a che fare con i festival a cui siamo comunemente abituati ad andare, che sono più fiera editoriale, ecco, c'è più l'aspetto commerciale che noi abbiamo voluto mettere da parte, abbiamo voluto lasciare a contorno. Ovviamente ci saranno moltissimi editori anche che non avranno presentazioni, che è una cosa che non succede quasi mai in un festival, ma che hanno deciso di partecipare soltanto per abbracciare il nostro progetto culturale e venire a parlare con noi di quella che è la nostra idea di letteratura. Tra parentesi, noi condividiamo, vedendo l'elenco degli autori e il programma che c'è sul vostro sito, condividiamo la vostra scelta. Molti dei libri che abbiamo presentato all'interno di Voltiamo Pagina sono gli stessi che verranno presentati al FLAP. C'è anche Marco Filopat, lo avevamo visto qualche tempo fa, Vuminguno, poi esatto. Davide Orecchio. Insomma, anche noi siamo molto contenti di potervi sostenere da questo punto di vista. E come invece possono sostenervi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici? Dunque, il FLAP è completamente autofinanziato da Terra Nullius, nel senso che noi non riceviamo nessun tipo di sovvenzione, sponsorizzazione o quant'altro in termini di liquidità da parte di enti, associazioni, partiti politici o privati. Quindi ovviamente abbiamo un budget da rispettare. Per i 10 anni della rivista abbiamo deciso di fare qualcosa che non avevamo mai fatto, ovvero di preparare un merchandising che è acquistabile in prevendita su www.flap.tk. È una serie limitata di magliette, sul modello delle magliette da calcio. Sono delle magliette, una nera, una verde, una grigia e una bordeaux, con 4 anniversari bellissimi, che 3 dei quali ricorrono quest'anno nel 2013 e uno ricorrerà nel 2014, che sono appunto i 10 anni di Terra Nullius, i 60 anni della nascita di Roberto Bolaño, i 130 anni della nascita di Franz Kafka e i 100 anni dalla nascita di Julio Cortázar. Quindi vi invito a dare un'occhiata a queste magliette meravigliose che già stanno andando a ruba e a venire poi di persona a ritirarle al FLAP, perché poi alla fine questo metodo di acquisto non è altro che un ulteriore modo per dirvi di venire di persona, anche voi che siete magari un po' più lontani a Roma, e a condividere con noi questi 4 giorni che sicuramente saranno indimenticabili. Buongiorno Luciano, sono William. Ciao. Ciao William. Ascolta, e se noi portiamo le magliette di Radio Città Fujiko, che sono bianche e nere e ricordano la nostra emittente, potremmo fare uno scambio, visto che hai citato lo sport, potrebbe essere un gemellaggio consacrato anche dal bel vestire, no? Assolutamente, ecco, assolutamente. Quindi io so benissimo che sia Radio Città Fujiko che Terra Nullius sono estremamente attente al richiamo dell'alta moda. E quindi esatto, bravissimo. Certamente. Certo. Dovreste essere nei nostri studi in questo momento per comprendere come il richiamo dell'alta moda riesce a essere ammiccante e interessante per anche la le nostre oggi. Frequenze. Bene, allora noi ringraziamo Luciano. Luciano, grazie mille davvero. Grazie. Noi vi facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la seconda edizione del FLAP, del Festival delle Letterature Popolari, che si terrà quando poi la nostra stagione riaprirà, e siamo molto contenti di concludere invece la nostra stagione con te come ospite. E io ricordo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di visitare il vostro sito www.flap.tk e la vostra rivista letteraria terranullius.it. Ciao Luciano, buona giornata. Ciao. Ciao ragazzi, grazie a voi.